casa e non si paga perché le tasche degli italiani sono da poco. Che è proprietaria di alcuni terreni di Chiamonte che sono interessati dalla costruzione del cantiere dell'alta velocità. La SITAS in tutti questi mesi, questi anni si è resa complice di questo grande truffa dell'alta velocità, oggi pagherà il suo dazio, perché noi, grazie a noi, grazie al movimento Rotav, per quest'oggi l'autostrada è gratis. E se qualcuno avesse delle rimostranze da fare, se la SITA vorrebbe farsi rimborsare il costo dei biglietti perduti, allora le invitiamo a mandare il costo a Monti, a questo governo tecnico che continua a volare l'alta velocità e continua ad affamare il popolo italiano. Noi non siamo più disposti a sopportare questa crisi, non siamo più disposti a sopportare i costi enormi di quest'opera che già stiamo pagando e che in futuro pagheremo sempre di più. Quindi oggi l'autostrada è gratis e se qualcuno ha dei problemi o vuole far pagare il conto al movimento Rotav, vi consigliamo di rivolgersi al governo tecnico che continua a lucrare e a speculare sulle nostre vite.